E cedo subito la parola all'ingegner Giovanni Ferrero. Avrete visto dalla porta d'ingresso i cartelloni. L'ingegner Giovanni Ferrero è vicepresidente della Fondazione CRT e la Fondazione CRT è sponsor di questo evento. Ma non solo. Io con l'ingegner Giovanni Ferrero ci conosciamo da tanto tempo e lui è, l'ho detto, un ingegnere. Ma è anche un appassionato oltre che un ingegnere. E qualche anno fa, 4-5, in un incontro informale, lui aveva, perché era squillato magari in quel momento il telefonino, che era un iPhone, e mi disse: certo, dice che queste nuove tecnologie potrebbero servire nel campo dell'autismo. Ecco, da questa battuta sulla quale io poi ci lavorai, nacque il progetto di cui voi sentirete parlare, evidentemente, grazie. Evidentemente, questa fu la scintilla che si innescò e poi nacque tutto il resto. E io mi fermo qui, a lei. Grazie delle gentili parole. In realtà, quando tanti anni fa, perché il fatto che ci conosciamo da tanti anni vuol dire che non siamo proprio due ragazzini, ecco. E Una cosa non si quando vede. tanti anni fa mi sono laureato al Politecnico di Torino e sentivo chiamare ingegnere nel corridoio, non mi voltavo, mi chiedevo ma chi è che, insomma, perché non la smettono, con chi ce l'hanno, insomma. Ci ho messo un po' di tempo a, come dire, trasformarmi da essere, diciamo, appartenente alla specie umana a quest'altra particolare specie degli ingegneri. Io vorrei fare una riflessione proprio partendo da quello che diceva adesso Mario. In questo senso, la Fondazione CRT, come altre fondazioni ex bancarie in Italia, cerca di sostenere le attività positive e benemerite nel campo della cultura, della ricerca, della formazione, dei restauri, insomma, i campi sono molti. Ma io credo che si sta anche sforzando, in questo caso, ad esempio, noi abbiamo lavorato in stretto collegamento con la Fondazione di Cuneo, di costruire un modello concettuale. Costruire, possiamo dire, dei prototipi che non sono tanto tecnologici, ma sono soprattutto di pensiero e di organizzazione sociale, che siano nelle condizioni di praticare l'innovazione. L'innovazione non è l'impiego di tanti quattrini o l'uso massiccio e acritico di tecnologie. L'innovazione è la valorizzazione della conoscenza contenuta nelle persone e contenuta nei sistemi di relazione tra le persone. Le fondazioni bancarie non possono pensare ovviamente di sostituire il volume di spesa pubblica che per quanto stia diminuendo drammaticamente, questo sarà un problema serissimo del prossimo periodo, è comunque incomparabilmente più grande dei fondi che possono distribuire le fondazioni, ma forse quello di far riflettere su quali potrebbero essere delle opzioni innovative. Infatti, la discussione era partita per la verità dal fatto che io, in mestiere precedente, lavorando a Presidenza del Consiglio, avevo convinto Presidenza del Consiglio ad aderire a un consorzio che si chiama W3C, che è il consorzio che ha una delle tante caratteristiche, un oggettino che si chiama Bobby, che è in grado di valutare se un sito web sia o no accessibile. E ragionavamo insieme sul fatto che l'accessibilità di un sito è in realtà non un aiuto che i vedenti danno ai non vedenti, ma è il più grosso aiuto che i non vedenti danno a chi vede, perché costruire un sito accessibile per una persona che sia ipovedente significa ridiscutere l'accessibilità, migliorare la struttura logica. Sovente i siti non accessibili sono anche dei brutti siti, sono dei siti difficili da usare per una persona che vede. In sostanza, l'organizzazione della conoscenza in un sito web, nel momento in cui diventa accessibile a un numero maggiore di persone, diventa anche più accessibile e meglio fruibile dalle persone che hanno una piena dotazione sensoriale. Poi, anche su questo si potrebbe discutere. E da questo eravamo arrivati quindi a dire che, in sostanza, in tutte le tecnologie, l'interazione con la tecnologia, il rapporto, diciamo, uomo-macchina, l'accessibilità è uno dei parametri fondamentali. Adesso
non voglio fare un lungo discorso, ma se voi pensate ai grandi investimenti in passato sull'intelligenza artificiale, per quanto oggi si intravedono cose di qualche interesse, almeno scientifico, sistemi di navigazione delle auto o altro, in realtà il grosso apporto che quegli investimenti hanno avuto è stato nell'interfaccia uomo-macchina, nel cambiare radicalmente l'interazione tra le persone e i computer. Ora, di qui questa idea dei tablet e l'idea che io allora vorrei provare a rappresentare molto sinteticamente in questo modo. Quello che in qualche modo noi dobbiamo cercare sempre, e questo c'è del tutto nel progetto che oggi presentiamo, no? T for Autism, Touch for Autism, una piattaforma che contenga una gestione di conoscenza. Quindi è evidente che qualunque operazione di questo genere richiede la costruzione di un qualche cosa che sia capace di accumulare e gestire una base cognitiva. Questa cosa in alcune fasi può richiedere anche strumenti particolarmente sofisticati o in parte costosi. Ad esempio, non è un caso che noi siamo partiti non dagli iPad e dagli iPhone, ma da una lavagna, da una multitouch, che in quell'epoca era ancora relativamente innovativa e costosa, anche dal punto di vista proprio dell'hardware, perché la base di conoscenza si può arricchire dall'interazione con gli utenti. Questo, poi vorrei tornarci un momento dopo, è uno dei punti fondamentali che sovente viene sottovalutato quando si parla di internet. Si pensa ad internet come ad accedere a un sistema, non è lì il problema. Il problema è l'utente come produttore attivo di informazioni e quindi l'interazione con il sistema genera, tracciando le propensioni, la storia e il comportamento delle persone, una base di conoscenza. Infatti siamo partiti da una tavola multitouch molto grande in cui apparecchiare il tavolo si può proprio fare spostando piatti e bicchieri come se fossero di dimensioni quasi naturali. L'unico vantaggio è che non possono cadere, non si possono rompere e quindi non generano nemmeno, come dire, la sensazione di imbarazzo per chi eventualmente fa degli errori. E siamo passati oggi a un discorso di oggetti più piccoli. E qui è il terzo punto che io vorrei mettere in rilievo. Accanto quindi ad ASFI, al CSP che si è occupato della parte più tecnologica, c'è tutta la parte degli amici di Mondovì, perché gli interventi non sono solo presso il centro dove operano le persone con alto livello di specializzazione, ma coinvolgono la scuola e coinvolgono le famiglie. Quindi il ragionamento che io vorrei mettere in rilievo è che al di là dell'applicazione, che poi per me è anche particolarmente significativa, io ho avuto occasione molti anni fa, quando ero parecchio più giovane, di incontrare una bambina autistica negli Stati Uniti, la figlia di uno straordinario matematico italiano, e mi ricordo che mi aveva colpito, il papà mi aveva detto che ero stato molto simpatico perché dopo una serata la bambina mi era andata vicino e mi aveva toccato con la punta del dito, e pare che questo fosse considerato dal papà un segno di, come dire, di grande volontà di comunicazione, insomma. Quindi parliamo di pompieri. Sì, un matematico importante. Prima Nobel, Nobel della matematica non c'è, perché Nobel odiava i matematici che gli avevano spiegato che la sua dinamite non poteva funzionare. In realtà poi funzionava la dinamite e ha funzionato fin troppo bene come esplosivo di guerra. Comunque, voglio dire, io trovo che la cosa saliente, permettetemi di dire, e non voglio entrare nel merito, non è soltanto il fatto che, così come quando si agiva sugli ipovedenti o quando si agiva sui problemi come nel progetto Cogito, no? Che aveva tutto il problema della riabilitazione cognitiva post-traumatica. Quindi io trovo interessante il fatto che i pochi soldi che la Fondazione CRT e quella di Cuneo hanno messo generano, come vedete, un modello concettuale
che utilizza un pochino, come i non vedenti sono l'opportunità per fare dei siti web migliori. In questo caso il problema di persone che sembrano essere più fragili e più deboli diventa un problema di riflessione su un sistema di organizzazione dei servizi, della conoscenza, del rapporto tra tecnologia e persone, che è innovativo. Se mi permettete ancora due minuti, vorrei su questo provare a fare un discorso che non è realistico nei termini in cui io sto per farvelo, ma è secondo me la motivazione che vi porterà a capire perché, ad esempio, in posti come gli Stati Uniti si spendono miliardi e miliardi di dollari per la ricerca, non solo per la formazione di persone, ma per ripensare alle basi stesse dello sviluppo economico e sociale della nostra civiltà. Non si mette insieme, come ha fatto l'Istituto di Tecnologia del Massachusetts, la parte che loro chiamano wet, umida, cioè la parte di neuroscienze in cui si lavora direttamente sulla materia vivente, con il Dipartimento di Intelligenza Artificiale in un unico edificio, se si trattasse soltanto di usare l'informatica per fare gli esperimenti sui topi. Vogliamo dire una cosa un po' più radicale: non si mette in discussione una delle cose fondamentali che si continua anche a ripetere nella nostra scuola, che i computer sono fatti di due parti, l'hardware e il software, cosa assolutamente concettualmente arretrata, perché in realtà la materia e l'informazione della materia sono due parti indissolubili dello stesso partito, allora, della stessa partita concettuale. Allora io vorrei su questo entrare un momento, perché vorrei farvi vedere come un'operazione che parte da un multitouch è in realtà un modello addirittura di sviluppo per un paese. Io dico, per cominciare a smettere di dire che i soldi non ci sono, cosa drammaticamente vera, per cominciare a vedere i soldi che ci sono dove si mettono, perché si ritorni a essere un posto in cui il lavoro e l'intelligenza hanno una speranza e sono collocati al primo posto. E la cosa mi nasce quasi da una citazione che voi avete scelto, di un poeta che in genere a scuola viene raccontato come Pomelenso e Dolciastro. In realtà Pascoli, se uno va a vedere i poemi conviviali e i canti di amore e di morte, è tutt'altro che banale, è tutt'altro che Melenso. Ma la frase che ho visto che avete messo è che il nuovo non si inventa, si scopre. Questo è impressionante, io non la conoscevo questo pensiero di Pascoli, ma è esattamente il modo con cui Galileo e tutta la scienza moderna hanno affrontato le cose. Cioè, in sostanza, la lettura del libro della natura, quali che siano le proprie opinioni, le proprie fedi, è in realtà un grande libro che, a saperlo leggere, Galileo diceva anche con gli strumenti della matematica, quindi con gli strumenti dell'astrazione, è in grado di mostrarti cose alle quali tu non avevi mai pensato. Ora, proviamo a metterle in questo modo. Noi abbiamo un mondo in cui è sempre più importante l'apporto di molte individualità. Io credo che uno degli elementi determinanti del mondo moderno, se vuole essere accettabile, è un'idea di libertà che si basa sul fatto che i singoli individui hanno un livello di cultura, un livello di conoscenza, un livello di autonomia che deve renderli capaci di essere un soggetto sempre più attivo. Questa è l'economia della conoscenza. È radicalmente diversa dall'idea che il valore sta nella catena di montaggio, in un'organizzazione esterna alle persone. È chiaro che questo ragionamento arriva a discorsi molto moderni, che sono addirittura quelli della personal fabrication. Io adesso non vorrei su questo insistere molto, ma esistono dei plotter tridimensionali che fanno oggetti, esistono modelli matematici che messi nelle macchine generano gli oggetti, sempre meno la produzione si basa sul costo del lavoro e sempre meno la competizione sarà possibile coi cinesi cercando di abbassare il costo del lavoro, anche perché i cinesi stanno subappaltando ai vietnamiti, come mi spiegò un cinese, perché ormai il costo del lavoro, lui diceva, in Cina è troppo alto, noi facciamo lavorare i vietnamiti che costano molto meno dei cinesi, insomma. Su quella strada io non credo che ci sia storia. È chiaro che dobbiamo valorizzare uno dei contenuti fondamentali della nostra civiltà,
l'importanza dell'individuo, il valore della conoscenza. Questo si lega a un altro punto che in questo progetto è chiarissimo ed è l'uso creativo dei dispositivi, ma dei dispositivi classici, standard, semplici, dei dispositivi che magari sono nati per fare cose molto diverse da quelle che noi chiediamo di fare. Allora, se voi mettete insieme la connessione tra molte persone e la connessione tra molti dispositivi, voi mettete insieme una quantità di conoscenza e una complessità di relazioni che non è mai stata vera nella storia della specie umana. Fatemi solo dire due numeri: ogni giorno la quantità di informazioni, questi sono anche numeri che danno una dimensione del problema, eh? Ogni giorno la quantità di informazioni finanziarie che viene accumulata è 1,2 volte quella che è stata accumulata dall'inizio della storia dell'umanità fino al giorno precedente. Vuol dire che in 3 giorni raddoppia. Ma se volete un numero, i messaggi che girano su internet superano i 900 miliardi al giorno. Le quantità di informazioni che vengono generate dalle persone, dall'interazione tra le persone, dall'interazione delle persone con dispositivi, ad esempio i telefonini, ha delle dimensioni di scala che è assolutamente inconcepibile nella storia dell'umanità. Allora, questa roba è in qualche modo, fatemela dire in modo osé, una nuova materia. È un oggetto costruito dall'interazione tra le persone. Se voi ci pensate un momento, l'iPad quando nasce non si occupa di autismo. Lo diventa nel momento in cui voi gli mettete del software sopra, ma quel sistema in collegamento con altri sistemi non è un oggetto isolato, è in qualche modo una rete che configura un sistema. Perché faccio questo discorso e perché citavo Pascoli e Galileo? Perché, solo per darvi un'idea, in Italia c'è stato un chimico interessante, Avogadro. Ve l'avranno raccontata la storia del numero di Avogadro, beh, insomma, 6 per 10 alla 23 è la quantità di molecole che ci stanno in 22,4 litri di gas. Noi ormai abbiamo contenuti informativi che superano numeri di questo genere. Cioè, comincia l'informazione a essere un attributo rilevante della struttura fisica. E questo spiega perché nei prossimi anni voi vedrete sempre di più tecniche che si occuperanno di sistema nervoso, di guida delle automobili, di valutazione del microclima per far crescere meglio il vino, di sistemi di valutazione per i terremoti. Cioè, sistemi che sono sempre più basati sulle cose delle quali con un umile progetto di solidarietà nei confronti di una categoria debole, si comincia concretamente a lavorare. Cioè, io vorrei mettere in rilievo, in sostanza, forse ho esagerato un po', ve l'ho detto, ho tirato un po', ma non poi così tanto, che in un paese come il nostro le cose di cui stiamo parlando oggi non sono soltanto importanti per la componente di solidarietà umana che contengono, ma sono importanti perché se ci riflettiamo un momento, costituiscono anche un modello economico di interpretazione dei rapporti tra le persone e anche un modello che è in grado di produrre ricchezza. Questo è possibile soltanto se voi avete un paese in cui la democrazia e la libertà sono un valore, perché questi meccanismi non sono possibili come meccanismi eterodiretti, comandati dall'esterno, imposti da qualcuno, costruiti attraverso un solo modello gerarchico. Questi meccanismi richiedono una partecipazione attiva dei soggetti. Io non voglio, sono già stato fin troppo lungo, ma era solo per dire che le ragioni per le quali in qualche modo ci si frequenta e si diventa amici sono perché in qualche misura nella piccola e modesta attività, perché poi ogni giorno uno può fare un piccolo pezzetto, si cerca anche di costruire qualche cosa che nel suo insieme permetta a molte persone di costruire un sistema che sia diverso. Ecco, non so se forse ho caricato un po', ma non credo tanto. Adesso non è questa la sede per discutere, ma questo vorrei darvi anche come chiave interpretativa. È la ragione per cui in altri paesi miliardi e miliardi di dollari vanno nella cultura e nella ricerca. Non vanno soltanto perché bisogna formare laureati capaci, ma vanno anche perché al fatto che soltanto l'interazione di un grande numero di persone molto capaci è in grado di produrre delle idee
che siano per il futuro nostro innovative rispetto a una storia che non si può più ripetere, né guardando al passato né ripetendo se stessa. Ecco. È un po' questo il senso. Grazie.